Bentrovati, bentrovate, ciao a tutti e a tutte voi, a partire dai ragazzi e dalle ragazze, cioè dai nostri alunni ed alunne, che, se mi permettete la battuta, sono i nostri datori di lavoro, no? Come si suole dire nel caso di un docente, però mi permetterete anche di salutare la dottoressa Castagna del corpo ispettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. I colleghi e le colleghe docenti che sono lì, penso alla professoressa Bellantone e ad altri colleghi e colleghe a cui va davvero il mio saluto e il mio grazie, perché quando anche in forma digitale sono con voi, mi sento realmente lì. E in questa occasione sono anche più contento del solito perché per la prima volta al di fuori della mia regione di appartenenza, che è la Liguria, presento un progetto a cui tengo davvero molto. Vi ho fatto questa premessa perché quello che state osservando è il primo e al momento unico Galateo, quindi una netiquette, un decalogo d'Italia che unisce il tema dell'educazione digitale al tema importantissimo legato alla violenza contro le donne, a quella violenza becera, a quella violenza da evitare. Dedicato a quella violenza che non vorremmo vedere, e vi dico anche che c'è stata davvero una tragica concomitanza perché questo progetto nazionale è stato presentato per la prima volta a Genova la scorsa settimana in occasione di un grande salone dedicato agli orientamenti e all'orientamento, che si chiama proprio Orientamenti. Non era ancora esplosa la vicenda di cronaca che tristemente ben sappiamo e per cui abbiamo anche osservato a scuola e non solo un minuto di silenzio. Silenzio è un concetto che si contrappone al concetto di parole. Voglio che sia possibile per noi soffermarci un momento su questi due temi, parole e silenzio, quando le parole non hanno davvero una radice. Non hanno un significato di cui siamo certi, dobbiamo preferire il silenzio. Non cito neppure le mani, come strumento atto a offendere, perché lo dico sempre, ragazzi e ragazze, il posto corretto per le mani è la tasca, quello è il posto in cui le dobbiamo tenere, anche e soprattutto quando siamo arrabbiati, in disaccordo. Il Galateo di Miss Internet, che come potete vedere ha diverse autorevoli collaborazioni e patrocini, come collaborazioni penso ad UNESCO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ma poi penso a Liguria, cioè alla Regione Liguria, che come ente è qui con il suo marchio Scuola Digitale Liguria, penso a Fondazione Franchi, quindi al terzo settore, ad UNICEF. E a voi, perché anche il Galateo di Miss Internet vuole fare e vorrà fare il giro delle scuole d'Italia come accade per gli altri decaloghi della famiglia. L'indirizzo lo vedete in alto, da cui scaricare liberamente per tutti i differenti decaloghi divisi per fascia di età. Perché la parità di genere e il rispetto passano anche dalla rete. La rete è tangibile. Internet non è un luogo dove non siano in vigore regole. Un messaggio inviato a mezzo WhatsApp con una foto di cui poi mi pentirò perché questo è quello che accade, rimane su internet per sempre. Dobbiamo averlo chiaro, come non si scherza con le parole, non si scherza con la rete. Punto 1. Dobbiamo dire no alla violenza fisica, verbale e psicologica. E documentiamo se qualcosa è successo tramite degli strumenti telematici. Guardate, il mio smartphone è uno strumento telematico. Il computer è uno strumento telematico. Ecco, se riceviamo o notiamo qualcosa che non va, non dobbiamo avere paura, ne parliamo, documentiamo e ci rivolgiamo a genitori o a noi insegnanti. E poi a pensarci. Davvero le parole che scegliamo ci dicono chi siamo, ma ci dicono anche dove stiamo andando.
E ad esempio in rete scrivere tutto in maiuscolo equivale ad un urlo, i famosi haters, ma quando mai essere odiatore è una professione? I famosi haters tendono a scrivere tutto in maniera a volte anche sgrammaticata, ma in caratteri maiuscoli. Una immagine su internet, vi prego di pensarci, una volta uscita dalle vostre mani, anche cancellata ipoteticamente dal vostro dispositivo, dagli altri dispositivi, resta su internet per sempre, perché può essersi già formato un cosiddetto backup, una copia di sicurezza. E questo non ve lo dice Andrea Cartotto come insegnante, ve lo dice Andrea Cartotto come vostro amico, come se io fossi lì, anche senza barba, quasi un vostro compagno di classe, perché è un messaggio davvero importante. E attenzione, la legge italiana entra nel merito di queste vicende. Fatevi davvero portatori di questo messaggio anche a casa, anche nelle altre classi, perché un comportamento digitale ha sempre conseguenze reali, sempre. Se io offendo un mio compagno o compagna per caratteristiche fisiche, il cosiddetto body shaming, c'è l'articolo 595 del codice penale che mi indirizza se io non riesco a pentirmi, perché quella che ho commesso è diffamazione. Se io insisto con un mio compagno o compagna sapendo di ferirlo o di ferirla, e a quel punto assumo i connotati del cosiddetto bullo o cyberbullo, dovremmo dire cyberbullo perché la scienza di riferimento è la cibernetica e non la cybernetica, abbiamo una legge, la legge 71 del 2017, che fa sì che se siete ragazzi e ragazze sotto i 14 anni dobbiate sempre rivolgervi ad un genitore o a un educatore, ma se siete sopra i 14, purché non maggiorenni, potete anche agire in autonomia. Chiedete all'insegnante della vostra classe, magari chi ha ore prevalenti, al coordinatore, chiedete al referente bullismo e cyberbullismo di istituto e vi fate aiutare ad attivare questa legge. Io scorro ora con voi e mentre mi avvio alla conclusione di questo intervento, perché poi il decalogo, il galateo di Miss Internet, lo potrete scaricare e verrà con voi con i miei saluti, attenti bene, altro tema fondamentale, due fidanzati, non importa l'età, non maggiorenni, si lasciano, litigano, discutono perché ci siamo prima dati un bacio, lo sappiamo ragazzi come funziona, perché davvero siamo stati anche noi con voi lì seduti sul vostro banco, anzi all'interno delle vostre classi, e ci siamo innamorati, affezionati, litighiamo, siamo arrabbiati, ma attenzione, premesso che quella non è rabbia ma è un dispiacere, un rammarico che a volte si risolve con un dialogo, con parole magiche quali scusa, mi dispiace, non volevo, fermiamoci sempre prima, ma attenti, far girare una immagine sconveniente o intima, non ho detto con connotazioni forti, intima può voler dire un pezzettino di fianco nudo di una compagna o di un compagno che non desidera che questo venga mostrato, ebbene, la legge italiana ha introdotto all'articolo 612 ter del codice penale il reato di revenge porn, cioè un comportamento per cui io per vendetta metto in mostra cose che non avrei dovuto mostrare. Usate la testa, ve ne prego, usate la testa sui social media, lo dico alla latina. Sotto i 13 anni la legge italiana non consente di usare praticamente nessuno strumento, non perché siate sciocchi, ma per aiutarvi. Nulla è virtuale. Lo strumento sociale è uno strumento a tutti gli effetti vero, tangibile, con conseguenze tangibili. E allora, mentre vi saluto e vi ringrazio e vi rinnovo, ecco, l'indirizzo web a cui poter scaricare il galateo di Miss Internet, guardate questa mascotte, bellissima, non è mia, è frutto di una idea di una mia alunna di prima scuola secondaria di primo grado, Luisa, che mi ha donato Miss Internet. Da lì è nato questo progetto, molto prima appunto che la cronaca ne denotasse un'attualità
terrificante, bit.ly/galateointernet, prendetevi il lusso di scegliere. Siamo noi a scegliere da che parte stare, e l'unica parte da cui possiamo stare è quella parte in cui ancora abbiamo i comportamenti, le parole e le azioni che ci rendono degni di essere umani. Andrea Cartotto vi saluta con affetto e gratitudine. A presto!